Anna Maria Plutino dal Canada, tropea per la seconda edizione di questo triathlon degli dei che sta per cominciare. Cosa ti ha portato qua in Calabria? Mi sono portato mio padre con me e tutta la famiglia italiana. Allora, sono triatleta, ho già fatto 11 triathlon in Canada e per i miei 40 anni volevo fare qualcosa in Italia. Ho cercato un triathlon, sì, ce ne aveva in Calabria e ho trovato X Sport Green con Luca, li ho scritti e ora sono qui a Tropea per fare il triathlon. Salvatore Fioccato, siamo qua a Tropea per la seconda edizione del triathlon degli dei. Lei che è uno sponsor con il suo pastificio, Pastificio Calabria. Sì, sicuramente, noi anche quest'anno abbiamo voluto sponsorizzare questa manifestazione. Già l'anno scorso è stata un'esperienza positiva e abbiamo voluto ripeterla. Io vengo da un paese della Presila Catanzarese, Zagarise, dove da anni produciamo pasta e poi il nostro prodotto si potrà degustare nel Pasta Day che ci sarà subito dopo la gara. Sì, abbiamo voluto portare quest'anno una pasta particolare del territorio, cioè una pasta aromatizzata al finocchietto. Che poi riprende quella che è la nostra filosofia come azienda, perché insieme alla pasta tradizionale da anni stiamo lavorando anche in collaborazione con le università calabresi su una linea di paste funzionali, cioè paste che sono, hanno degli integratori naturali e riprendiamo come integratori tutto quello che il territorio ci può offrire, perché la Calabria è ricca di biodiversità e noi con il nostro prodotto cerchiamo di esaltare quelle che sono le meraviglie di questa nostra regione. Tropea, seconda edizione del triathlon degli dei. Siamo con la scuola italiana di cani salvataggio con i nostri amici Lola e Kim. Io sono Paolo, faccio parte della scuola italiana cani da salvataggio. Oggi siamo di supporto in caso dovesse succedere qualche emergenza in mare, interveniamo con i nostri amici a quattro zampe. Della mia collega Dorota. Salve, buongiorno. La scuola italiana dei cani da salvataggio nasce è presente in tutta Italia, è presente da oltre 30 anni. Questa è la scuola, fa parte della sezione Calabria, noi facciamo parte e operiamo sulle spiagge calabresi. In caso di, veniamo richiesti dai comuni, appunto dalle associazioni in cui hanno necessità di poter intervenire in mare in qualche emergenza. Abbiamo una stretta collaborazione con la Guardia Costiera, quindi imbarchiamo anche sulle motovedette e appunto facciamo da supporto per le situazioni che potrebbero crearsi di emergenza. Oggi siamo presenti noi due unità cinofile, loro sono Kim e Lola e noi siamo Paolo e Dorota, che siamo unità cinofile brevettate da diversi anni. Loro sono due campionesse di nuoto e di salvataggi. Luca Mancuso, X-Sport Green, siamo qua a Tropea per la seconda edizione del Triathlon degli Dei che stai organizzando. Buongiorno, buongiorno alle amiche e agli amici di Liberi TV. Sì, seconda edizione di Triathlon degli Dei, questa gara di triathlon che consiste sostanzialmente in tre frazioni senza soluzioni di continuità di nuoto, bicicletta e corsa. 100 atleti provenienti da tutta Italia, la giornata è bellissima, stiamo finendo di sistemare la cosiddetta zona cambio, le boe sono già posizionate a mare e fra più o meno un'oretta partiremo. Siamo molto, molto contenti per questa seconda edizione, ci sono stati decisamente più atleti partecipanti, la gara di triathlon è una gara abbastanza impegnativa e divertente e mi auguro veramente che ci possa essere una terza edizione. Ti ringrazio Antonio sempre per il tuo prezioso supporto sul campo dove c'è sport e non solo, ci sei sempre e ti ringraziamo. Grazie, ciao a tutti.
Mario Siciliano, delegato della Federazione Italiana Triathlon, siamo qua a Tropea per la seconda edizione di questo Triathlon degli Dèi. Siamo per questa seconda edizione del Triathlon degli Dèi qui a Tropea, una location meravigliosa. Grazie agli organizzatori e all'amministrazione comunale per aver accolto questa richiesta di questa gara bellissima. Sono il nostro sport coniuga benissimo lo sport con il turismo. La location Tropea la conoscono tutti ormai in tutto il mondo. Sono contento perché quest'anno abbiamo inserito anche la gara dei bambini, che si è appena conclusa, è stato bellissimo, si sono divertiti tanto e tant'è. E qui a Tropea ovviamente si svolge una gara di triathlon sulla distanza sprint, dove si svolgono tre frazioni di gara differenti, dal nuoto, ciclismo e corsa. Nuoto 750 metri qui in questo splendido mare nostro calabrese intorno all'isola di Tropea. E si entra in zona cambio, si fanno 20 km di bici all'interno del circuito cittadino, molto bello, spettacolare, con quattro giri a circuito, e per finire poi sul lungomare con 5 km di corsa. Luana Catanzariti, campionessa regionale di triathlon, siamo qua a Tropea per la seconda edizione di questo Triathlon degli Dèi. Sono molto contenta, peraltro è la seconda stagione, già l'anno scorso c'è stato questo evento bellissimo. Io faccio parte della X Sport Green, che è la società che organizza questo evento, e ne vado davvero fiera, e ho la fortuna per questa squadra di aver ottenuto anche il risultato di campionessa regionale. Sono felicissima della giornata e del posto splendido, quindi anche pronta per la gara che partirà tra un'ora, quindi siamo in questo momento molto adrenalinici. Marco Carrozzino, presidente della SD Triathlon Motivation di Belvedere Marittimo, la seconda società di triathlon qui in Calabria. Siamo a Tropea per la seconda edizione di questo Triathlon degli Dèi. Buongiorno a tutti, è sempre un piacere qua essere a Tropea in questa piccola bomboniera. È un piacere onorare il nostro amico, anche presidente e organizzatore Luca Mancuso. Niente, le immagini dicono da sole, grande partecipazione, speriamo di avere ancora più persone qui nella nostra Calabria, è un modo per far conoscere il nostro territorio. Tutto bello, fra poco partiremo, inizieremo a fare quello che più ci piace fare, quindi sport e quanto. E vi aspetto tutti in quell'occasione il 16 giugno a Belvedere Marittimo per un'altra gara di triathlon sprint molto particolare ed estrema. Grazie mille. Corrado Capelli, Triathlon Modena, siamo qua a Tropea per questa seconda edizione del Triathlon degli Dèi. E vi ringrazio dell'ospitalità ricevuta già da ieri. Non vedevo l'ora di venire in questo posto meraviglioso, e già l'anno scorso sarei voluto venire, ma ho avuto dei problemi di natura fisica e quindi quest'anno non potevo mancare. Sono qua da solo perché ovviamente Modena dista parecchio da Tropea, e oggi c'era una gara importante a Cesenate con mezzo, dove la nostra squadra è andata con quasi tutti gli effettivi. Ecco. È un peccato, saremmo venuti volentieri tutti quanti, anche per stare in compagnia sarebbe stata una cosa meravigliosa. Probabilmente il prossimo anno, dai. Angela Brunzo, presidente del Triathlon Campania. Siamo qua a Tropea per la seconda edizione del Triathlon degli Dèi. Felicissima di essere qua, ci sono stata l'anno scorso per la prima edizione ed è diventato ormai un appuntamento imperdibile. Luca Mancuso è un padrone di casa eccezionale, la gara è spettacolare, il posto che dire, quindi sono felicissima di essere qua e di omaggiare questa gara e quindi questa bella organizzazione. Elio Bonocore, campione mondiale ed europeo di Aquatron, siamo qua a Tropea per la seconda edizione del Triathlon degli Dèi. Salve a tutti, spero che sia una bella giornata di sport e di vacanza, perché comunque siamo qui per divertirci. Voglio augurare a tutti una gara positiva e niente, per il resto vada come vada. Beh, diciamo che le gare che prediligo sono quelle di Aquathlon,
anche se anche nel triathlon ho avuto discreti risultati. Ho vinto un europeo in Russia nel 2019 di triathlon e poi ho avuto la fortuna di vincere 4 europei di fila, uno di seguito all'altro, dal 2018 al 2022. E niente, l'ultimo successo è stato un argento mondiale l'anno scorso. Chiara e Franco da Bitonto in compagnia degli altri atleti della società polisportiva Bitonto Amici di Marco. Siamo qua a Tropea per questo secondo triathlon degli dei. Voi che siete marito e moglie e anche i vostri figli praticano questa disciplina. Bene, oggi è una bellissima giornata, non potevamo mancare a questa gara bellissima. Complimenti per l'organizzazione e il posto da sogno, bellissimo. Oggi siamo solo io e mia moglie, mancano i nostri figli alla gara, però perché gareggiamo in quattro, bellissimo, tutto bello, complimenti a tutti. È un posto bellissimo, veramente bello, affascinante. Sinceramente abbiamo pensato di venirci a fare le vacanze, è vero che mi porti? Abbiamo visto dei bellissimi posti, la sera anche è bello passeggiare, ci sono tanti monumenti, veramente è bello, non vediamo l'ora di gareggiare. Dopo la gara faremo un resoconto di tutto. Pino De Maio del Triathlon Canottieri Napoli, siamo qua a Tropea per questa seconda edizione del Triathlon degli Dei. Allora, innanzitutto una magnifica giornata, meglio di questo la potevamo trovare. E che dire, oggi insomma, la location è bella, speriamo di comportarci bene perché non siamo proprio in forma. Dopo aver fatto in un anno 3 Ironman, il dottore mi ha detto di prendermi un anno sabbatico e quindi niente, insomma, farò la mia gara per divertirmi innanzitutto e insomma ammirare le bellezze di Tropea. Hai ottenuto la seconda prestazione mondiale di Ironman, ci racconti di questa manifestazione? È stata una giornata giusta dove avevo tutte, evidentemente tutte le mie energie a disposizione, e a Cervia nel 2022 dove ho, diciamo, a distanza di 4 anni ho migliorato di un'ora il mio record sull'Ironman facendo 10 ore 56 e andando a vedere tutte le classifiche mondiali della mia categoria risulta la seconda prestazione mondiale. Vuoi ricordarci le distanze? Distanze sono 3 km 8 di nuoto, 180 di bici e 42 di corsa. Seconda edizione del Triathlon degli Dei qua a Tropea, siamo con i giudici di gara di questa bellissima manifestazione che si sta svolgendo nella Costa degli Dei. Sì, certamente una splendida cornice quella di Tropea e a Luna partiranno gli atleti Age Group. L'evento è bellissimo e vi consigliamo di seguirlo. Sì, noi seguiamo tutta la gara, la partenza, poi quando saldiamo la partenza fanno la frazione di nuoto, vengono, siamo in zona cambio che controlliamo che tutto il materiale è a posto, escono e ci sono i motociclisti e quindi controlliamo che il percorso di ciclismo avviene correttamente e poi riposano le biciclette e partono per l'ultima frazione di corsa dove arrivano al traguardo. Insomma, il nostro compito è quello di seguirli che rispettino tutte le distanze, ecco, quindi rispettino le boe nel nuoto e tutte a sinistra, nel ciclismo è vietata la scia uomo-donna e invece per la corsa non possono accompagnarsi, ecco, ognuno corre per proprio conto fino al rush finale. Sì, il mio compito in breve è quello di salire su un'imbarcazione a motore e controllare che il percorso del nuoto venga completato da tutti gli atleti correttamente, senza che ci sia qualcuno che possa tagliare il percorso. Fabio Calafati, hai appena concluso la tua seconda triathlon degli dei nella tua città. Eh sì, è stata una bella manifestazione come la prima, partecipatissima. Il sole, il mare oggi era favoloso, spettacolare. Un giorno di festa bellissimo,
sono contento di essermelo goduto e che tante persone se lo stanno ancora godendo. Cosa hai provato nel correre in bici nella tua città? Ma della mia città è sempre un'emozione, perché non avrei mai immaginato di poter vivere questi momenti proprio nel mio paese, dove il triathlon non esisteva la corsa, non esisteva nulla, quindi adesso è un sogno che si avvera. René Fanninger dall'Austria a Tropea per il triathlon degli dèi nella seconda edizione. Cosa ti ha portato nella città della Costa degli Dèi? Sono austriaco e per me Italia è il paese numero uno del mondo, è speciale Tropea, per questo sono qua, perché si vede il mare, si vede montagne durante tutta la gara e per questo mi piace tantissimo la vita qua e anche fare sport, perché per me è molto importante per la vita fare sport e anche godere la vita. Ora i tuoi prossimi progetti, rientri in Austria oppure ti fermerai ancora in Italia? E io faccio adesso due sprint triathlon in Austria e poi preparami per la prossima triathlon a Tropea, certo. E voglio ritornare sicuramente. Allora ti aspettiamo qua a Tropea 2025. A presto. Grazie mille, ci vediamo. Ciao.